Buongiorno a tutti, grazie per la presenza in questo luogo fantastico, grazie al direttore Hoyer per l'invito, un particolare saluto e ringraziamento a tutte le italiane e gli italiani che lavorano qui, a cominciare da Fabiola Gianotti che dal prossimo anno prenderà il posto del direttore Hoyer, che ne proseguirà il lavoro, costituisce per tutti noi un elemento di grandissimo orgoglio con la guida del CERN di nuovo a una personalità italiana, dopo tra gli altri il professor Rubbia, che ringrazio per essere qua. Qui è più importante esserci come former director che non come premio Nobel, mi pare di capire, ma in realtà noi lo consideriamo non soltanto per quello, ma anche per il suo ruolo di senatore, quindi è tutto. Former director, premio Nobel e senatore, quindi dopodiché anche Carlo Rubbia, come è noto. Un ringraziamento davvero a tutta la comunità scientifica e accademica e di ricerca che lavora qui dentro. Un ringraziamento particolarissimo alle personalità che hanno avuto la bontà di spiegarmi nel dettaglio come funzionano le cose. Io non escludo di aver capito qualcosa, sicuramente non ho capito tutto, ma quello che capisco è una cosa molto semplice: qui sta l'Europa che ci piace, qui sta l'Europa che funziona, l'Europa che innova, l'Europa che guarda al futuro, l'Europa che parte da una scommessa di pace e che prova a fare della scienza l'occasione per costruire un pezzo di innovazione e di futuro. Questo è accaduto da Amaldi in poi al CERN, questo continua a accadere con la direzione di Hoyer, questo continuerà a maggior ragione con la direzione di Fabiola Gianotti, a cui va tutto il nostro grande in bocca al lupo, questo deve continuare anche con l'impegno dell'Italia. Quindi da questo punto di vista io sono personalmente molto colpito dalle possibilità che si aprono in termini di cooperazione industriale, di investimento sul futuro, di investimento sui giovani cervelli, sul talento delle persone per il nostro paese. Questo paese contribuisce per l'11% al budget del CERN, potrà fare di più nei prossimi anni, questo è l'impegno che voglio prendere assieme a Fabiola, verificheremo le modalità, le forme. Il ministro Giannini, che è qua con me, già è incaricata di lavorarci, senza naturalmente sottovalutare nessuno degli enti di ricerca italiani che non sono in contrapposizione al CERN. C'è qui il dottor Ferroni, che con l'INFN a maggior ragione può rivendicare tanta parte dell'impegno italiano a partire dal Gran Sasso, ma quello che vogliamo dire è che si lavora insieme, che quindi ciò che viene fatto al CERN è probabilmente il punto più avanzato nel mondo e dimostra che c'è un'Europa inclusiva, larga, che si apre ai contributi degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, che però ha il coraggio e la voglia di costruire un domani fatto di curiosità e non di paure. Il CERN è il luogo della curiosità per il futuro non è il luogo della paura. E anche quando si risale cercando di capire come è nato l'universo, lo si fa perché si vuole immaginare un domani più bello per i nostri figli. Questo secondo me è la cosa più grande che può fare la scienza e la ricerca: innovare cercando di partire dal proprio passato. E allora concludo: importantissimo essere qui, qui c'è l'Europa che ci piace, importantissimo essere orgogliosi dei risultati che fanno le ricercatrici e i ricercatori italiani. Smettiamo di piangerci addosso, abbiamo tra le più grandi eccellenze mondiali, abbiamo delle donne e degli uomini che sono straordinari. Certo, c'è bisogno di fare di più. E c'è bisogno anche di investire nelle nostre università e nei nostri centri di eccellenza post-universitari con una organizzazione diversa, più efficace. L'impegno che voglio prendere per il 2016 è che toglieremo le istituzioni post-universitarie e in prospettiva anche le istituzioni universitarie dal perimetro del diritto amministrativo, dalle recinzioni dei limiti del diritto amministrativo. È un impegno che mi sento di assicurare ed è un impegno fondamentale per il sistema italiano. È impossibile trattare un grande ente di ricerca come si tratta una piccola azienda sanitaria locale, è insopportabile quindi che vi siano dei limiti alle università e in particolar modo agli istituti
di eccellenza così basati sulle procedure burocratiche e amministrative e non sulla qualità e l'eccellenza, ma credo anche che si debba avere il coraggio di dire con forza ai giornalisti italiani, alla stampa italiana: guardate che se venite qui non importa scendere a 100 metri di profondità per rendersi conto che c'è un'eccellenza italiana che va assolutamente preservata, difesa e valorizzata, ed è l'eccellenza di chi con il talento costruisce il futuro. Grazie di cuore, direttore, per il suo invito, grazie a tutte le italiane e gli italiani che vi lavorano e che hanno lavorato, e naturalmente l'impegno è quello di tornare qui sia come governo che come Presidente del Consiglio, portando non soltanto qualche risultato in più in termini economici, ma portando qualche risultato a casa alle nostre aziende che portano alta la bandiera della tecnologia italiana, sanno perfettamente che questo luogo è il luogo che costituisce probabilmente la punta di riferimento più avanzata e l'avanguardia della ricerca nel mondo. E da questo punto di vista permettetemi di dire che quando torneremo qui dovremo portare non soltanto risultati concreti, ma anche un ritorno alla speranza per il nostro Paese. E questo credo che sia una assoluta priorità nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca. Grazie di cuore.